Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi. Dunque, entrata nel vivo la preparazione della Lucchese in vista della gara di ritorno della prima fase dei play-out. Sabato alle 14:30 i rossoneri saranno di scena a Cuneo, forti del 2-0 maturato nel match di andata. Favarin è alle prese con diverse assenze che hanno prosciugato in un poco l'organico. Out Bernardini, squalificato, e fuori causa anche Gabbia, col giovane difensore centrale impegnato con la nazionale Under 20 ai campionati del mondo di categoria. In difesa è scontato l'impiego di De Vito, mentre a centrocampo si spera di recuperare Alessandro Provenzano, che ha saltato il match di sabato a causa di un problema al polpaccio. Da aggiungere che in mediana, vedi anche il grave infortunio di Gréselin, gli uomini sono davvero contati. Intanto è iniziata la prevendita per la gara di Cuneo, si prevede una massiccia presenza di tifosi della Lucchese. C'è l'arbitro di Cuneo Lucchese, il signor Alessandro Meleleo di Casarano, che sarà assistito da Vittorio Pappalardo di Parma e Alessandro Salvatori di Rimini. Ancora emerita la Lucchese, è trascorso un mese dalla scomparsa di Giuliano Lombardi, ex presidente del Centro Coordinamento Lucchese Club e fondatore del club Fedelissimi Paolo Galli. La famiglia lo ricorderà con una santa messa che verrà celebrata giovedì alle 17:30 nel santuario di Santa Gemma. Siamo al tennis. Jasmine Paolini avanza nelle qualificazioni al tabellone principale degli internazionali di Francia. Al Roland Garros di Parigi, la 23enne tennista lucchese ha infatti battuto in due set 6-2-6-4 la tedesca Anna Zaia. Nel prossimo turno la Paolini se la vedrà con la slovacca Rebecca Zrankova. Il basket, dopo il coach Francesco Iurlaro, che sarà presentato ufficialmente sabato 8 giugno, un altro tassello va ad incastonarsi nel mosaico del basket Lemura della prossima stagione. Stiamo parlando di Ashley Ravelli, la guardia milanese ha infatti rinnovato l'accordo che la lega alla società biancorossa. Ed ora siamo all'hockey su pista, gara 2 della finale scudetto tra Forte dei Marmi e CGC Viareggio. Di fronte a circa 1200 spettatori, l'Hockey Forte vince 8-3 la seconda partita della finale scudetto con il centro giovani calciatori. Un minuto di silenzio per ricordare prima della partita la scomparsa di Marco Mariotti, papà di Massimo e Enrico. 2 minuti e 38 dalla via e Palagi, capitano del CGC, porta in vantaggio i bianconeri per l'1-0. Gavioli perde pallina, commette fallo di rigore, va sulla lunetta, Motaran che mette fuori. C'è Rosi che rimedia una punizione, cioè tiro diretto da parte di Selva che potrebbe portare il CGC in vantaggio 2-0, ma invece Gnate è bravo e respinge. Sul contropiede a 1:30 dalla conclusione del primo tempo Ambrosio realizza l'1-1 e poi a 4 secondi dalla conclusione della prima frazione di gioco manda i suoi in vantaggio al riposo per 2-1. Si inizia nella ripresa e ancora Ambrosio, una magia al 20:47 per il 3-1. Gavioli riapre le al 19-02 portando il punteggio su 3-2, ma replica subito Platero per il 4-2, cioè il decimo fallo del Viareggio. Ambrosio va sulla lunetta, ma questa volta è bravo Leonardo Barossi a respingere. Il centro giovani calciatori ritorna in partita con la rete di Selva per il 4-3. C'è poi un blu per Motaran e qui i bianconeri potrebbero con Gavioli col tiro diretto ritornare in parità, ma invece Gnata è bravo e respinge la conclusione. Poi sale in cattedra Cajas che realizza il gol del 5-3. Alla 6:04 c'è un tifoso del Viareggio che si infortuna allo zigomo per una pallinata, viene portato in ospedale. Al 5:16 Cajas ancora per il 6-3, si ripete al 4:46 per il 7-3. Si infortuna anche Festa, pallina sul capo, ma per fortuna il giocatore poi può riprendere il suo posto. E nella finale di gara, a 4 secondi dalla conclusione, arriva anche la soddisfazione per il giovane Marremani che fissa il punteggio sull'8-3. Sabato, adesso al Palaforte, i rossoblu di Bresciani hanno il match point per cucirsi il quarto scudetto sulla maglia, ma il centro giovani calciatori vuol giocare davvero da centro giovani per riportare la sua squadra, i bianconeri, martedì alla Pala Barzacchi.
Ciclismo, pallavolo, prima di chiudere coi motori, amore e vita Pro Tir di Ivano e Cristian Fanini al Giro di Estonia, gara a tappe che si concluderà domenica prossima. Il team si presenta in aste di partenza alquanto determinato, avrà nei Luksevic e Gavars i suoi uomini di punta e cercherà di conquistare almeno una tappa. Il team si aspetta molto anche dal velocista argentino Cachorro Vivas. La pallavolo, nella gara 1 dei playoff di prima divisione maschile, la formazione del volley Pantera Porcari è partita con il piede giusto sul proprio rettangolo della Pala Martini di San Marco, ha strapazzato per 3-0 la squadra fiorentina del Robur 1908 Scandicci, 25-19, 25-12, 25-7. Chiudiamo con i motori per andare a ricordare il triplete di queste settimane da parte di Riccardo Pera. È tifoso del Milan e non dell'Inter, ma Riccardo Pera ha calato il suo personalissimo triplete. Nel breve volgere di 15 giorni ha infatti vinto le prove endurance del Mondiale europeo e anche campionato italiano. Una performance davvero notevole, mai riuscita a nessuno prima del ventenne pilota di Marlia. A Misano si svolgeva il secondo appuntamento del campionato italiano GT Endurance e Riccardo è stato invitato dalla sua ex squadra, l'EB Motors, a partecipare con una Porsche Cayman GT4 in squadra coi piloti Neri e Niemi al debutto assoluto sulla Porsche. Già dal sabato i tre piloti hanno conquistato la pole position grazie ad un gran giro di Riccardo con l'asfalto bagnato. Domenica pomeriggio è partita la 3 ore sotto un diluvio torrenziale. Al volante si sono alternati prima Neri, poi Niemi, mentre a Pera toccava il turno finale. Al momento di salire in macchina, EB Motors occupava il terzo posto. Poi la decisione del team e del pilota lucchese, alquanto azzardata ma risultata vincente, su asfalto ancora bagnato ma che aveva cessato di cadere la pioggia, la decisione di montare le gomme slick. Riccardo entrava in pista e con doti fuori dal comune cominciava la rimonta mano a mano che la pista si asciugava lentamente. Prima si sdoppiava dal primo conquistando la seconda posizione e a 5 minuti dalla fine riprendeva la BMW M4 e si proiettava in testa vincendo la gara fatta completamente in piena rimonta. Una fotocopia della recente gara del Mondiale. Con questa vittoria, nonostante il primo appuntamento saltato, il team EB Motors sale al terzo posto del campionato italiano a soli 7 punti dal vertice. A fine gara è arrivata la conferma dei vertici di EB Motors che Riccardo Pera correrà con loro anche le altre prove per dare l'assalto al campionato italiano, visto che non ci sono concomitanze con il campionato europeo, dove ricordiamo il talentuoso pilota di Marlia con la sua squadra è in testa alla classifica. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi il TG prosegue con la terza ed ultima parte.